Il Comune di Biella indice una gara europea per la riorganizzazione del sistema di videosorveglianza e controllo degli accessi in ZTL. Il servizio avrà la durata di 10 anni. Il Comune ha installato sul territorio un impianto di videosorveglianza e controllo accessi ZTL ormai non adeguato alle finalità di sicurezza urbana. I dispositivi esistenti non sono infatti in grado di rilevare e riconoscere le targhe dei veicoli in transito. Inoltre, alcuni punti sensibili dal punto di vista della sicurezza urbana non risultano sufficientemente controllati. Per la videosorveglianza urbana e il rilievo delle targhe sono stati identificati 53 punti di ripresa, in parte già presenti dall'attuale impianto di sorveglianza. Punti che potranno presentare sistemi di videosorveglianza urbana. L'obiettivo che la nostra amministrazione si è prefissato è quello di controllare e monitorare edifici e aree pubbliche, nonché le principali vie di accesso alla nostra città, al fine di sorvegliare zone identificate come sensibili o critiche, sottolinea l'assessore Moscarola. In più si potranno prevenire eventi criminosi grazie all'azione deterrente delle telecamere e al controllo delle targhe delle auto in ingresso al territorio. 9 saranno gli ingressi alla città, dove avverrà la lettura puntuale della targa. Le informazioni inviate consentiranno un immediato controllo per verificare se il veicolo risulta mancante di regolare copertura assicurativa, revisione, ovvero se è sottoposto a sequestro, se è stato rubato o se compaia nella blacklist delle forze dell'ordine.